Siamo arrivati in una settimana negli Stati Uniti. Abbiamo lasciato Mosca. Vi ricordate che stiamo facendo il giro del mondo? Siamo andati dall'altra parte, da est a ovest, e siamo arrivati negli Stati Uniti. Dico Stati Uniti perché stavolta non è una sola città, ma sono due: Chicago e New York. Chicago perché è la città delle rivoluzioni e New York perché è New York. No, non c'è altro da dire. Chi è con me stavolta? Allora, parto dal maestro Arciuli, che tutti voi conoscete e che dobbiamo applaudire. È il primo, ma è anche l'ultimo, i primi e gli ultimi, eccetera, eccetera, perché siccome avremo bisogno del buio per ascoltare, per parlare di musica americana, Arciuli, maestro, chiuderà la serata. Invece Marilisa Palumbo, ci parlerà della rivoluzione politica. Lei ha seguito, nonostante sia giovanissima, la vedete quanto è bella, ha lavorato per noi, io sono fierissima, ha cominciato con noi, Corriere del Mezzogiorno, adesso è giornalista del Corriere della Sera, ha seguito Obama fin dal primo momento. Ha scritto un bellissimo libro che fra l'altro abbiamo presentato insieme a Bari. E ci parlerà appunto della rivoluzione politica, che significa in questo momento soprattutto Obama. Invece il professor Bronzini, scusate, applaudite anche Marilisa, grazie. E alla fine poi applaudirete, non subito, per favore, il professor Bronzini. Invece lui pure, conoscete, siamo tutti in casa oggi, è una roba che facciamo in casa, tutte glorie baresi. Il professore invece ci porterà attraverso la letteratura in America, la letteratura che ha dei legami profondi con Bari e la Puglia, e lui naturalmente ce li racconterà. Avrete già letto quello che più o meno vorrà dire domenica scorsa sul Corriere del Mezzogiorno. Abbiamo fatto un'apertura di cultura. Invece, eccolo qua, applauso. Grazie. Invece Francesco Maggiore è un altro pezzettino di rivoluzione, perché lì parliamo della rivoluzione architettonica, quindi torniamo a Chicago. E non solo parliamo della rivoluzione architettonica insieme a Marilena di Tursi, che l'altra volta chi c'era ha seguito lei, eccola qua Marilena di Tursi, grazie Marilena di Tursi, perché lei ci sta portando nel mondo dell'arte, che è quello più, diciamo, ignoto. L'altra volta abbiamo fatto un'avventura in 20 anni di arte russa, non sapevamo niente, eravamo tutti così con gli occhi da fuori. Ciao Presidente del Petruzzelli, buonasera. Mi dispiace, dove ti facciamo sedere adesso? Ah, c'è, eccola là, guarda, vai, vai, ti prego, grazie assai. Un applauso, caro figlio, lo dobbiamo applaudire. Grazie, grazie. Stavamo dicendo che abbiamo appunto con Marilena e con Irene Calderone abbiamo fatto una puntata sull'arte nascosta a noi, i 20 anni del bunker della Russia, una volta finito il comunismo, non sapevamo più che cosa stesse succedendo, e invece Calderone è stata una bellissima serata, ce l'ha raccontata. Quindi Marilena invece insieme a Francesco, Francesco è il presidente della Fondazione Saverio Dioguardi. Dioguardi è un nome notissimo, vero? Lo conosciamo tutti. Io non sapevo che invece, io non so un sacco di cose, una di queste cose era che Saverio Dioguardi ha presentato, ha portato a un progetto, quindi un pezzettino di Bari, il progetto dell'Herald Tribune di Chicago. Quindi una bella cosa, Francesco ce ne parlerà e ci parlerà anche di tutto il resto. Applauso anche a Francesco.